Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. In un altro video abbiamo parlato di come esistano vittime di serie A e vittime di serie B. Nella storia che vi racconto oggi sono i cittadini a essere considerati di serie A o di serie B. Oggi vi racconto di una drammatica vicenda alla cui base c'è proprio il mancato rispetto verso dei cittadini considerati di serie B. Oggi vi racconto la storia di Giuseppe Uva. Oggi devo fare una breve premessa. Per quanto si voglia essere super partes nel raccontare una storia, è sempre molto difficile riuscirci. In un caso come questo, poi, è stato davvero complesso raccogliere le informazioni pubbliche, quelle disponibili sul web, riuscendo a riconoscere quelle realmente attendibili. Spero di essere stata più obiettiva possibile. E al di là di quella che è la verità di questa storia, il mio pensiero è che non devono esistere cittadini di serie A o di serie B e che un cittadino, prima di tutto, è un uomo. E bisogna sempre portare rispetto ad un uomo, anche in caso di fragilità, di dipendenze. È da molto tempo che accarezzavo l'idea di fare un video su questa storia, ma ho tergiversato a lungo per via della difficoltà e della delicatezza dell'argomento. Ora però penso che sia giunto il momento per proporvelo e quindi buona visione. Varese, 13 giugno 2008. Due amici, Giuseppe Uva e Alberto Biggioggero, stanno trascorrendo del tempo insieme. Cenano a casa di Alberto e guardano la partita del campionato europeo di calcio. Quella sera si gioca Italia-Romania, partita che finirà con un 1-1. Intorno alle 23 i due decidono di fare un giro in centro a Varese. Raggiungono via Garibaldi, dove entrano al bar L'Atelier di Joe e consumano diversi drink. Poi escono e raggiungono un bar in via Cavallotti, dove rimangono fino alla chiusura del locale, dal quale escono ubriachi, ridono, scherzano, cantano, ululano e arrivano fino all'altezza di via Dandolo, dove vedono delle transenne, che sono lì perché la domenica successiva si tiene la festa delle ciliegie. I due vedono le transenne e hanno l'idea di transennare via Dandolo e cominciano a farlo, deviando così il traffico delle auto su via Milano. I due fanno davvero molto casino, molto rumore e i residenti della zona chiamano i carabinieri. Sul luogo, intorno alle 3, arriva una gazzella. A bordo si trova il brigadiere Paolo Righetto e l'appuntato capo Stefano Del Bosco. La versione del fermo raccontata da Biggioggero discorda da quello che poi hanno scritto nel verbale i carabinieri. Biggioggero racconta che una volta arrivata alla gazzella, uno dei due carabinieri avrebbe affermato: "Uva, proprio te stavo cercando, stasera non te la faccio passare liscia". E secondo Biggioggero, la colpa di Uva sarebbe quella di essersi vantato di aver avuto una relazione con la moglie del carabiniere. Inizia un inseguimento a piedi tra Uva e il brigadiere, che si conclude col brigadiere che scaraventa a terra Uva e comincia a picchiarlo. Nel frattempo Biggioggero li raggiunge e vuole frapporsi tra il brigadiere e Giuseppe, ma viene spinto dal quest'ultimo e finisce addosso all'altro carabiniere, che per tutta risposta lo schiaffeggia, accusandolo di aver fatto apposta. Uva viene scaraventato all'interno della gazzella, dove continua il pestaggio. Giuseppe urla, chiede aiuto, ma Alberto non può intervenire perché è trattenuto dall'altro carabiniere. Nel frattempo arrivano altre due volanti della polizia. Alberto chiede di poter entrare nella stessa gazzella di Giuseppe, ma per risposta la polizia gli mostra il manganello e gli chiede se lo vuole assaggiare. L'auto con a bordo Giuseppe parte. E Alberto non rivedrà più in vita il suo amico. Successivamente si verrà a sapere che tutte le forze dell'ordine impegnate nel pattugliamento della città di Varese, ovvero sei poliziotti e due carabinieri, erano impegnate per ore nel contenimento di Uva e Biggioggero. Carabinieri, sì, sono
Alberghetto, dimmi, mandami subito la volante qui in piazza 26 Maggio, dammi una mano, che ci sono due ubriachi che non riusciamo a andarcene fuori. Piazza 26 Maggio? Sì. Ok, arriva. Ciao, ciao. Bigiogero e Uva arrivano alla caserma di Via Saffi intorno alle 3.50. Bigiogero dichiara di aver sentito distintamente le urla di Giuseppe che chiedeva aiuto e di aver tentato di intervenire più volte, ma di essere stato sempre minacciato dagli agenti. Decide così di telefonare col suo cellulare al 118 per richiedere l'intervento di un'ambulanza. 118? Sì, buonasera, sono Bigiogero. Posso avere un altro litigio qui al caserma di Via Saffi, all'arma dei carabinieri? Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo. Ma in caserma? Sì. Ho capito. Vabbè, adesso la mando, Grazie. Salve, salve. Il 118 chiama il comando per avere spiegazioni, ma i carabinieri rifiutano l'ambulanza e spiegano che si tratta soltanto di due ubriachi ai quali provvederanno a togliere il cellulare. Carabinieri! Sì, salve, il 118. Sì? Mi hanno richiesto un'ambulanza, non so, mi ha chiamato un signore dicendo di mandare un'ambulanza lì da voi, me lo conferma? No. Ma chi ha chiamato tu? È un signore, mi ha detto che lì stanno massacrando un ragazzo e che voleva un'ambulanza. Guarda da voi, chiedo. Sì. No, guarda, sono due ubriachi che abbiamo qui in caserma, adesso lo gli tolgo il cellulare. Ciao. Se abbiamo bisogno lo sentiamo. Sì, sì, non ti preoccupare, ci mancherebbe, ho chiesto. Ciao, ciao. Pochi minuti dopo sono gli stessi carabinieri a chiamare la guardia medica, che arriverà alle 4.11. Il medico Augustin Nubissier cercherà invano di calmare Uva, dopodiché richiederà un TSO. La motivazione del provvedimento coatto sarebbe l'autismo. Giuseppe infatti si farebbe male da solo, sbattendo il corpo e la testa contro il muro, contro le sedie e contro gli stivali dei carabinieri. Arriva un'altra ambulanza alle 5.16 con un nuovo medico e altro personale del 118. Tutti testimonieranno che Giuseppe Uva non è stato picchiato. L'ambulanza arriverà all'ospedale di Circolo di Varese alle 5.40, dove Uva sarà accettato al pronto soccorso. Gli verranno fatte analisi e gli verranno somministrati dei calmanti. Dopodiché sarà spostato nel reparto di psichiatria alle 8 del mattino, dove, dopo un paio di ore, intorno alle 10, morirà improvvisamente. Nel frattempo vengono avvisati i familiari, che riescono a raggiungere l'ospedale quando ancora Giuseppe è vivo e riescono a vederlo per qualche momento mentre addormentato, prima del tragico epilogo. La sorella Lucia invece riesce ad arrivare in ospedale solo dopo che Giuseppe è morto e quindi va a trovarlo nella camera mortuaria. Appena lo vede, Lucia pensa subito che Giuseppe sia stato vittima di violenza. Osserva infatti il suo volto, che ha il naso tumefatto, vede un livido intorno all'occhio sinistro e quella che sembra una bruciatura all'altezza dello zigomo destro. Sulla mano nota un livido enorme. Poi Lucia scosta il lenzuolo e osserva il corpo e vede subito che le gambe del fratello sono pieni di lividi e di escoriazioni e nota che indossa un grosso pannolone. Allora guarda il sacchetto che contiene i suoi vestiti e sui pantaloni vede delle macchie di sangue all'altezza del sedere, mentre gli slip non ci sono più. A questo punto Lucia allora decide di voltare il fratello e vede che la schiena è tutta livida. Scosta poi il pannolone e nota che i testicoli del fratello sono estremamente gonfi e scuri e nota del sangue all'altezza dell'ano. Alla vista della salma del fratello in quello stato, Lucia si convince che l'uomo è stata vittima di violenza e fa un esposto alla procura di Varese, esposto dal quale poi inizieranno le indagini. Una prima inchiesta vede indagato lo psichiatra Carlo Fraticelli, accusato dal PM Agostino Abate di omicidio colposo. Secondo il PM, ad uccidere Uva sarebbe stata una somministrazione eccessiva di farmaci in considerazione del suo stato di salute. Ma il Tribunale di Varese nel 2012 assolve il Fraticelli perché il fatto non sussiste.
Giudizio poi confermato l'anno seguente nell'appello. Furono accusati poi altri due medici, Matteo Catenazzi ed Enrica Finazzi, che saranno entrambi prosciolti, uno in udienza preliminare e l'altra con il rito abbreviato. Dunque non fu un errore medico a causare la morte di Giuseppe Uva. A questo punto il PM Abate avrebbe chiuso il caso, ma il GUP ha rigettato la richiesta di archiviazione. A questo punto si interessò alla vicenda il presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, il dottor Luigi Manconi, che sosteneva Lucia Uva. Lucia si lamentava soprattutto del fatto che in tutto questo tempo non era stato mai ascoltato l'unico testimone oculare. La mobilitazione del Manconi fece intervenire l'allora ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che ordinò un'ispezione per far luce su questo caso. Venne dunque finalmente ascoltato l'unico testimone, Alberto Bigiogero, che quel 14 giugno 2008 era insieme a Giuseppe Uva, quando entrambi furono portati in caserma. Bigiogero, il giorno successivo, aveva fatto un esposto per denunciare quanto era accaduto quella notte. Bigiogero fu interrogato dall'abate e l'interrogatorio fu registrato e fu diffuso online. Online è possibile trovare sia il video dell'interrogatorio sia il video del processo. Questi video sono diventati virali per via del modo in cui Alberto risponde alle domande. Effettivamente, un utente che non conosce la storia e che si ritrova a vedere piccoli pezzetti, piccole risposte che dà Alberto quando viene interrogato, non può che farsi una risata. Risata però che muore nel cuore di chi conosce l'intera vicenda. Anche perché questi video sono stati diffusi dal Manconi proprio per dimostrare il trattamento che ha subito Bigiogero, cioè l'opera di screditamento nei suoi confronti. Abate è convinto che Giuseppe Uva sia morto a causa delle sue precarie condizioni di vita e che i segni delle botte se le sia causati da solo. Tesi che viene poi confermata durante l'interrogatorio che Abate ha con Bigiogero. Guardando l'interrogatorio è facile rendersi conto che Bigiogero non sia stato messo nelle condizioni di raccontare quello che sapeva. Quando a un certo punto il test prova a ripetere quello che secondo lui è il motivo per cui gli uomini in divisa si sarebbero accaniti sul suo amico Giuseppe, cioè che fosse l'amante della moglie di un carabiniere, Abate lo ferma subito. La smetta su questo argomento che è solo infamante, dice. E ancora, non si faccia l'attore di calunnie verso terzi, pena la diffamazione. Bigiogero non può nemmeno sostenere che ci sia stato un pestaggio in caserma. Su questo il PM è perentorio, non ci fu alcuna violenza. In altri momenti il colloquio tocca vette di surrealismo, come durante i minuti passati a discutere dell'esclamazione aia, che il testimone avrebbe sentito in caserma, ma che l'investigatore scarta. Lei nella querela scrive: le urla di Giuseppe che echeggiavano per tutta la caserma assieme ai colpi del rumore sordo. Non ha mai scritto, non ha mai detto aia, aia, aia. E giù, fino alla sceneggiata del caffè. Ad un certo punto Bigiogero, con una calma invidiabile, chiede se può averne uno. Abate dice no e affonda il corpo. Non è che ha bisogno di prendere il caffè. Il caffè non è previsto in nessuna terapia medica. Facciamo finta di non averlo sentito. Lei è tremendo. Ha avuto il coraggio di chiederci il caffè. Io rimango sconvolto. Ha bisogno di droga? Il caffè è caffeina. Lei ha bisogno di doparsi in questo momento per fare la dichiarazione? Successivamente l'inchiesta fu tolta da Abate, che venne sanzionato sul piano disciplinare per le omissioni durante l'indagine e per un interrogatorio al testimone oculare che mortifica le regole processuali dello Stato di diritto, e affidata al sostituto procuratore generale Felice Isnardi, che all'udienza preliminare chiese il proscioglimento di tutti gli imputati da tutte le accuse per insussistenza dei fatti. Tuttavia, il giudice dell'udienza preliminare decise il rinvio a giudizio dei due carabinieri e dei sei poliziotti per abbandono di incapace, arresto illegale e abuso di autorità. Il processo in corte d'assise di Varese iniziò nell'ottobre del 2014.
I familiari di Giuseppe Uva continuarono a sostenere l'ipotesi della morte causata dal pestaggio, e questo per via dei lividi che avevano visto sul cadavere. In particolare sostennero di aver visto dei lividi sulle caviglie, sui testicoli e sulla schiena. Ma durante il corso del processo si dimostrò che si trattava di macchie ipostatiche, che è un fenomeno cadaverico per cui quando il cuore cessa di battere, il sangue si deposita sulla parte più bassa del cadavere. Quanto ai lividi presenti sul corpo di Giuseppe, i periti hanno stabilito che non erano sufficienti per causarne la morte. Lucia inoltre ribadiva di aver visto del sangue sia sui pantaloni di Giuseppe sia in corrispondenza del suo ano. I periti stabilirono che l'ano di Giuseppe era integro e che quel sangue era stato causato da emorroidi congeste. La causa di morte di Giuseppe Uva fu stabilita in una pregressa patologia cardiaca. Durante il processo, il testimone chiave, Alberto Bigiogero, fu messo in cattiva luce dagli avvocati degli accusati per far perdere di credibilità la sua deposizione. Lo stesso trattamento fu riservato al defunto Giuseppe Uva. L'avvocato Luciano Di Pardo, che difendeva i due carabinieri e i sei poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale, infatti aveva definito Giuseppe Uva un clochard sporco e puzzolente, sostenendo che fosse impossibile che la moglie di un carabiniere avesse una relazione con lui. Di Pardo è andato anche oltre, affermando che Giuseppe Uva fosse stato abbandonato dai suoi familiari, che adesso invece lo difendevano solo per potersi accaparrare un risarcimento. Gli imputati raccontarono che in caserma Giuseppe Uva diventò irrequieto e cominciò a tirare testate alle pareti e a lanciare oggetti e sedie contro di loro. Per questo motivo avevano chiamato la guardia medica. La guardia medica testimoniò che all'ingresso nella stanza Uva si accanì su di lui e che i carabinieri furono costretti ad ammanettarlo alla sedia per evitare che qualcuno si facesse male. Soltanto un medico, la dottoressa Enrica Finazzi, testimoniò che Uva si era rifiutato di fare una lastra e le aveva detto di essere stato picchiato dai carabinieri in caserma. La dichiarazione della dottoressa però non fu ritenuta attendibile perché non aveva scritto nulla all'epoca sul referto e non aveva mai detto nulla all'epoca né agli inquirenti né ai carabinieri. Il 15 aprile 2016 la Corte d'Assise di Varese assolse tutti gli imputati per abbandono di incapace, per percosse e per omicidio preterintenzionale, perché il fatto non sussiste. Mentre per il reato di arresto illegale i giudici assolsero i poliziotti perché il fatto non sussiste e i carabinieri perché il fatto non costituisce reato. Secondo le motivazioni della sentenza, le perizie sul corpo di Giuseppe Uva consentono di determinare che Giuseppe Uva aveva dei lividi e delle lesioni, ma nulla che abbia causato o contribuito a causare la morte. La Procura Generale di Milano, tramite il magistrato Massimo Gaballo, ha fatto appello chiedendo la condanna degli imputati per omicidio preterintenzionale, motivandola col fatto che il loro comportamento avrebbe generato uno stress in Massimo Uva che aveva innestato quella preesistente patologia cardiaca. L'accusa chiedeva 13 anni di reclusione per i carabinieri e 10 anni e 6 mesi per i sei poliziotti. Il 31 maggio del 2018 la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolse gli imputati, condannando le parti civili al pagamento delle spese processuali. L'8 luglio del 2019 la sentenza è stata confermata in Cassazione. I familiari di Giuseppe Uva però non si rassegnano di fronte a questo esito giudiziario e hanno deciso di fare ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E nel gennaio del 2021 questa Corte ha accettato il ricorso. L'iter per la decisione però sarà molto lungo e non è affatto scontato. La sorella di Giuseppe, Lucia Uva e Alberto Bigiogero, insieme ad altre sei persone tra direttore di testate e giornalisti, sono stati denunciati per diffamazioni per alcune affermazioni rese nel corso della trasmissione televisiva Linea Gialla.
Sono stati tutti assolti per questo reato, in quanto i due si sono limitati a narrare quanto avevano rispettivamente udito e visto la notte del fermo e del successivo decesso dell'amico e del fratello. Il 16 febbraio 2017, Alberto Bigiogero, ormai 43enne, ha ucciso suo padre, Ferruccio, di 78 anni, al termine di un violento litigio. Alberto ha ucciso il padre nel soggiorno di casa, colpendolo con tre fendenti, di cui uno alla gola, mortale. Non si tratta di un omicidio premeditato, è stato un omicidio d'impeto ed è stato lo stesso Alberto alle 18:30 a chiamare immediatamente il 118. L'aggressione è avvenuta nel soggiorno di casa e in casa era presente anche la mamma Bruna, che è malata da tempo. Non si è capito se la donna ha assistito all'omicidio. Quando sono arrivati gli operatori del 118, per Ferruccio non c'era più nulla da fare. Il 29 maggio del 2018 Alberto Bigiogero è stato condannato a 14 anni di reclusione. Il processo si è celebrato a Varese con il rito abbreviato. L'accusa aveva chiesto 16 anni. Alberto è risultato essere affetto da un disturbo della personalità, per cui gli è stata concessa l'attenuante della seminfermità mentale. Al suo avvocato ha dichiarato di essersi conto di quello che ha commesso e di avere un grosso peso nel cuore. Alberto era presente in aula dove erano presenti anche la zia e il fratello, che hanno scritto una lettera alla corte in cui condannavano il comportamento dell'uomo, ma chiedevano anche di tenere in considerazione il suo difficile trascorso con le dipendenze e il fatto che non aveva mai manifestato atteggiamenti violenti. È proprio nel periodo della disintossicazione che è maturata quella lite col padre che è sfociato in quel terribile omicidio. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!